Ecco, carissimi utenti, si riprende a giocare il secondo tempo con l'Atletico Fiuggi che cerca di lanciarsi in area di rigore. Il pallone viene fermato, la sfera ancora ai biancazzurri che cercano di deviare il pallone. L'Atletico Fiuggi tenta di essere comunque incisivo. Pallone al numero 8 Marinelli, la sfera al numero 7, attenzione ancora ai rossoblù in azione di gioco, Ciancarelli, grande Ciancarelli, si libera di due calciatori, l'interno destro termina quasi vicino al palo, sfiora il palo possiamo dire, e il portiere Mattonios ben attento a questa iniziativa, vicino al gol l'Atletico Fiuggi. Di nuovo la squadra rosso-blu in azione di gioco, pallone per il numero 8 appunto Marinelli, rosso-blu in azione, Ciancarelli si smista in area di rigore, ancora Ciancarelli, una serie di tackle, pallone in area di rigore, l'Atletico Fiuggi cerca di poter realizzare il gol, pallone al numero 2. Terinoni, si cerca una triangolazione, Ciancarelli, la triangolazione perfetta, il vice cave però recupera in un secondo momento, Ciancarelli pressa l'avversario, ottiene il pallone, così si gioca, è stato però un po' sfortunato Ciancarelli nei tempi, poi c'è un fallo successivo, punizione. Punizione, intanto c'è una sostituzione sulla panchina dell'Atletico Fiuggi, entra in campo il numero 18, Merletti ed esce praticamente il numero 11, Fiorini, Merletti entra in campo, quindi una strategia di mister Musa per poter cambiare la direzione a questa partita. Vissegave in azione, perde palla, di nuovo il rosso blu in avanti e poi si ferma il gioco, a terra un giocatore del Vissegave e l'arbitro chiama l'assistenza infermieristica per offrire cure al giocatore atterrato in questo momento. Rimessa arbitrale, la palla viene riconsegnata all'Atletico Fiuggi, riparte con pallone per poi trasferire la sfera a Naretti, rossoblù in azione di gioco, Naretti, la sfera al numero 7 Ciancarelli, cerca di velocizzare i ritmi di gioco il centrocampista avanzato, pallone sul laterale destro, sfera che termina fuori, rimessa laterale, di nuovo il rosso-blu in avanti, l'Atletico Fiuggi ci riprova, sfera in profondità, la palla però termina sul fondo, fondo area, Mattonio sul pallone, il lancio, pallone a centrocampo, recupera il numero 4 Pirazzi, Visse Cave che riescono a riconquistare sfera, ma c'è un fallo, punizione, battono i rosso-blu, Naretti, pallone sul laterale sinistro, ancora il rosso-blu in azione di gioco, Pirazzi, Atletico Fiuggi in azione, Ciancarelli, Terinoni, palla in area di rigore, sfera deviata, ancora in area, il cross, attenzione, Atletico Fiuggi vicino al gol, Atletico Fiuggi vicino al gol, poi la sfera termina fuori, rimessa laterale
per il bianco celeste del Vis Cave. Punizione. Batte la squadra Vis Cave con Moschetta. Il destro di Moschetta, pallone oltre il centrocampo, recuperato ed ecco appunto Merletti, cerca di ammazzare l'azione di gioco, ancora il rosso-blu, Ciancarelli, fallo per l'arbitro, punizione. Lascia sta palla però. Ciancarelli batte la punizione, viene traslato orizzontalmente la sfera e l'azione di gioco, palla fuori, rimessa laterale rosso-blu, pallone per Naretti, la sfera viene giocata a centrocampo, Iuri rosso-blu in azione, la triangolazione, palla ai limiti, nell'area di rigore, l'Atletico Fiuggi ci riprova, i biancazzurri coprono nelle retrovie, ancora l'Atletico Fiuggi in azione, palla che termina fuori, rimessa laterale per la squadra di mister Musa, a terra intanto un calciatore, intanto esce appunto il numero 3 per il Vis Cave, Marcelli, come si può vedere dalle immagini, rimessa laterale per il Vis Cave in azione di gioco, rosso-blu in avanti, Marinelli, adesso l'Atletico Fiuggi cerca di incrementare il ritmo di gioco, punizione, fallo a centrocampo a favore del Vis Cave, Vitrano, una serie di passaggi da parte della squadra di Cave che tenta di penetrare in area di rigore, ma sono bravi, è bravo il numero 18 Merletti in questo caso a fermare il gioco. Vis Cave di nuovo in avanti con Rossi, pallone deviato, corner per la squadra Vis Cave, il destro, Naretti, rosso-blu che ripartono, palla in profondità, sfera per Ciancarelli in area di rigore, sfera che però alla fine termina nelle mani del numero 1 Mattogno. Vis Cave che di nuovo produce gioco, e intanto giocatore a terra, si ferma il gioco in questo caso. La palla viene riconsegnata al portiere Mattogno, si riparte dall'area di rigore, il lancio di destro, pallone per l'Atletico Fiuggi in azione di gioco, la sfera numero 4 Pirazzi, Pirazzi ancora in gioco, passaggio arretrato, rosso-blu in azione, Ciancarelli, uno dei più attivi, possiamo dire in campo, uno dei più caparbi,
Poi abbiamo appunto Naretti che è stato davvero formidabile oggi in campo, fallo, punizione per l'Atletico Fiuggi che ci prova dalla distanza di circa 30 metri per bucare la porta di Mattogno. Atletico Fiuggi in azione. Batte il numero 3 Lucarelli sul pallone, appunto c'è Ciancarelli. Vediamo lo sviluppo e la dinamica di questa iniziativa. Tiro di sinistro, sfiorato il gol da parte del numero 3 Lucarelli, davvero ottimo il suo interno di sinistro, fondo area, batte Mattogno. Il destro, pallone a centrocampo, lo Sobrino in azione, Atletico Fiuggi in avanti. Palla che termina alla fine sul fondo. Batte il numero 1 Mattogno. Lo Sobrino in azione di gioco. Pallone per Naretti. C'era Saro. Il lancio in profondità. Pallone per Merletti. Spazzato via il pallone. Naretti. Di nuovo in gioco l'Atletico Fiuggi, ci prova ancora. Rosso blu in azione. L'apertura sul laterale sinistro. Attenzione, fallo. Secondo l'arbitro ed è punizione. Batte la squadra Viscave. Pallone recuperato dal numero 10 D'Amico. Ottimo recupero. Il rosso-blu, bravissimo il numero 4 Pirazzi, ed ecco che ci si lancia in avanti di nuovo con l'Atletico di Fiuggi che cerca di poter riuscire ad azionare le proprie armi. Costa in azione. Ciancarelli si cerca il vuoto, poi il Viscave recupera molto bene, ma adesso è la difesa rosso-blu ad essere protagonista in questa iniziativa interventistica, la cui sfera termina fuori. Pallone in out. Rimessa laterale per il rosso-blu. Si riparte da centrocampo. Pallone che trova destinatario Terinoni.
Marinelli, tutto rasta terra, Ciancarelli. Miss Cave in azione. Naretti recupera molto bene. Stai largo, vai largo, vai. Pallone che viene recuperato. Ancora in azione Ciancarelli, pallone in area di rigore, ci prova la squadra dell'Atletico Fiuggi a poter realizzare il gol, ma la squadra Viscale in questo momento è chiusa a tenaglia, c'è un dominio rosso-blu, il ritmo praticamente incalzante da parte della compagine di Mister Musa. L'avanzata, Ciancarelli in area di rigore, grande tiro, il pallone al centro dell'area di rigore, trova pronto il numero 1 Mattogno. Fallo, punizione. Naretti e il Vissi Cave raddoppia il risultato. Raddoppia il risultato. Con il suo numero 11 Casali. Si riparte da centrocampo con l'Atletico Fiuggi in azione. Rosso-blu che avanzano, cercano una triangolazione, la palla per Costa in area di rigore, l'Atletico Fiuggi ci prova ma spazzano via i giocatori del Vissi Cave. Naretti, pallone fuori, Atletico Fiuggi in azione. Marinelli, pallone in area di rigore, in questo caso la palla termina fuori. Intanto c'è una sostituzione sulla panchina del Vissi Cave, esce il numero 8 Tessicini ed entra il numero 16 scusate Antinori. Fondo area. Rosso blu in azione. Pirazzi. L'apertura. Fallo, punizione per l'Atletico Fiuggi. Punizione. Il destro ribattuto. Non l'Atletico Fiuggi in azione. D'Amico, il lancio in area di rigore. C'è la possibilità di poter bucare la porta, ma in questo caso il rosso-blu con Costa ci provano ancora a piazzare la palla in area di deviazione.
di nuovo opportunità per la squadra dell'Atletico Fiuggi, batte Ciancarelli. 9 mio! Il destro, allora ribattuto, tiro finale, terminato sulla traversa, fondo area. Batte il numero 1 Mattogno, il destro, pallone oltre il centrocampo rosso e blu che cercano di avanzare il passo, fallo, punizione per l'Atletico Fiuggi. Naretti, Pirazzi, si gioca in orizzontale. La sera trova destinatario Terinoni, Cerasaro, il sinistro. E il vice cava adesso tenta, scatta il contropiede. Tiro finale, pallone nelle mani di Pannone, grande portiere Pannone. Di nuovo il rosso blu. Ciancarelli. Marinelli. Di nuovo in azione il numero 4, Pirazzi. La finta. Fallo. Punizione per l'Atletico Fiuggi. E adesso si apre ancora un'ulteriore possibilità per la compagine di Mister Musa di poter ottenere il gol. Sul pallone c'è il numero 7 Ciancarelli, c'è Costa anche sulla sfera, vediamo lo sviluppo di questa azione. Naretti va via, prova Costa in questo caso. Il centravanti che ha avuto diverse possibilità nel primo tempo è stato, ed ecco Costa, tiro di Costa, ci prova raso terra per poter bucare la barriera in un altro modo, la palla viene comunque ribattuta. Atletico Fiuggi in azione, fallo, punizione, rosso blu in avanti. No, l'acqua sua, il destro, la soterra sulla sinistra, il cross in area di rigore, Naretti, tiro e si sfiora il gol con Costa vicino al gol. C'è una deviazione, il portiere Mattogno devia fuori ed è corner. Rosso blu in avanti, la sfera viene deviata fuori, rimessa laterale. Ciancarelli, bellissimo il tiro, attenso, scappa il Pannaretti sul pallone, poteva essere grandissimo tiro, però eccezionale questo tiro. Il numero 4 Pirazzi ci ha provato di potenza, in due tempi il portiere
Mattogno, anche se ha avuto difficoltà a parare questo grandissimo tiro di potenza. Palla fuori. Rimessa laterale. Fallo, punizione. Noi biancazzurri in azione, l'apertura sulla laterale destra. Ed è il terzo gol. Casali ha realizzato il terzo gol. Si riparte da centrocampo, si perde palla con il Vis Cava in azione. Tekel, pallone in out. Di nuovo i biancazzurri in azione. La palla viene recuperata dalla squadra dell'Atletico Fiuggi, che adesso, attenzione, pallone per Costa. Costa in avanti, fallo. Punizione, già battuta la punizione, rosso blu in avanti, la sfera al numero 2, Terinoni, perde palla, la recupera in un secondo momento, ancora Terinoni, e poi la squadra del Vis Cava in questo caso si proietta in avanti, e attenzione, palla troppo lunga. Si riparte con Terinoni. Rosso-blu che riconsegnano la sfera alla squadra ospite del Vis Cava. Pantanella. Ancora Pantanella. Il lancio in profondità. Rosso-blu che gestiscono molto bene il pallone in difesa. Punto. Naretti, Marinelli, la sfera sul laterale sinistro, la triangolazione e attenzione, a terra il numero 3, si è sentito un urlo dal campo, Lucarelli, fallo su di lui, punizione. A terra il terzino sinistro della squadra dell'Atletico Fiuggi. Si rialza, punizione. Rosso-blu che cercano di effettuare questo tiro da oltre 40 metri, ci provano. Pirazzi, un tiro cross che sfiora l'incrocio dei pali vicino al gol, la squadra rosso-blu. Possiamo dire che fino a questo momento l'Atletico Fiuggi ha dimostrato di essere squadra, in realtà è stata un po' sfortunata nella fase della conclusione, in fase praticamente offensiva. Sono state numerose le azioni di gioco condotte sia nel primo tempo che nel secondo tempo. E intanto esce il numero 8, Marinelli. Ed entra il numero 17, Franceschetti. Fondo area.
Pallone che termina fuori. La squadra rosso-blu continuano ad avanzare il passo, cercando di protrarsi in area di rigore. Passerà al numero 4, Pirazzi. Pallone in orizzontale. Vis Cave in azione. Spazza il pallone via. Atletico Fiuggi in avanti. Franceschetti, il tiro finale ribattuto. Bravissimo. Il numero 3 ci ha provato. Lucarelli ha sfiorato la traversa. Per poco il pallone andava in rete. Vicino al gol la squadra dell'Atletico Fiuggi. Di nuovo una sostituzione sulla panchina del Vis Cave. Entra Fabiani. Il cross in area di rigore. Fallo di mani. Rigore, finalmente la squadra dell'Atletico Fiuggi riesce a ottenere. Qualcosa che praticamente poteva esserci anche prima. E ricordiamo che è andata anche in rete, però il gol è stato annullato. In quel caso la dinamica di gioco e della gara poteva essere diversa. Rigore. Quindi Costa contro Mattogno. C'è stata la parata del portiere, ancora il cross. Ribattuto, quindi corner. Per l'Atletico Fiuggi. Questo blu ci prova, no? Il destro. La palla in area di rigore. La squadra Vis Cave che spazza via la sfera. Passaggio arretrato. Il lancio in profondità. E si riparte con Pirazzi. Pallone per Naretti. Il cross in area di rigore, palla che viene pallone fuori. Batte il numero 14 Pantanella. Atletico Fiuggi in azione di gioco. Terinoni. Allora, numero 5 Cerasaro. Quindi appunto Naretti, Franceschetti,
si perde palla. Di nuovo la squadra dell'Atletico Fiuggi in azione di gioco. Lancio sul laterale destro. Il cross in area di rigore. Pallone al numero 3, Lucarelli. Rosso-blu in azione, conducono l'iniziativa, fase offensiva. Tiro finale, attenzione, bellissimo questo tiro. Il Franceschetti ci ha provato. Poteva essere davvero un grande gol. Sfiorato per minimo, di poco, la traversa. Fondo area. Batte Mattogno. Rosso blu in avanti. Il cross in area di rigore. Perde palla, c'è la possibilità di realizzare il gol. La palla viene spazzata via. Di nuovo il numero 5, c'era Saro. Rosso blu in azione. Tiro finale dell'Atletico Fiuggi. Pallone nelle mani del numero 1, Mattogno. Mattogno in azione. Pallone oltre il centrocampo. Naretti. Pirazzi. Si gira la palla verso appunto Sciancarelli. Viscave che recupera palla. È fuori gioco secondo l'arbitro. Posizione battuta. La palla direttamente a Mattogno. Si lancia il pallone oltre il centrocampo. Vediamo lo sviluppo di questo tiro. C'era Saro. Pallone in out. Luca, va a prendere lui. Dai. Dai, sei qua, attaccato. 17, fa contro pallo. Solo. Pirazzi. Franceschetti. Tiro finale. Fallo, punizione. Per l'Atletico Fiuggi siamo ormai alla scadenza del tempo della gara. A 3 minuti alla fine della partita. Punizione.
Ci prova l'Atletico Fiuggi. Bravissimo, bel tiro di Franceschetti che impegna seriamente il portiere Mattonio. Poteva essere davvero un grande gol, ma è stata una grande punizione. Bravissimo Franceschetti che ha dimostrato in questo secondo tempo davvero di essere una pedina fondamentale per la squadra. Come risulta, la panchina è sempre determinante in una rosa di calciatori. Batte il numero 3 Lucarelli, il sinistro, la girata del numero 9 Costa, il cross, pallone ribattuto, ancora Costa in azione, ancora bravissimo, esce il portiere. Tiro finale di sinistro di Lucarelli. Il tackle che termina fuori. Fondo area. Mattonio. Naretti. Passaggio arretrato. Il portiere Pannone. Poco impegnato in questo secondo tempo. Pallone che viene deviato fuori, rimessa laterale. Di nuovo l'Atletico Fiuggi in azione, però in questo caso c'è una disattenzione. Il tiro finale termina al lato, nulla di particolare. Risultato che resta invariato. Naretti. Tanto giocatore a terra del Viscave. Finisce la partita, grazie per l'attenzione.